grato uno straniero e a Catellani, Enzo Catellani, che ne fece una bellissima scultura, una luce meravigliosa, e venne in mente di fare una fotografia e da quel modello noi abbiamo portato qui molte volte a Lampedusa gli uomini della luce che sono capaci di prendere la luce a loro volta, di rifletterci su e di rifletterla verso il mondo esterno, verso qualsiasi altro. Quest'anno è OSHA, l'anno scorso avevamo detto che sarebbe stata l'ultima edizione perché è stata sempre una barchetta che ha navigato a vista, non a caso uno dei simboli era proprio una barchetta di carta fatta con la carta del pentagramma, con la carta su cui i musicisti di solito scrivono la loro musica o la leggono, insomma la fanno conoscere anche agli altri. E non per questo poi tra l'altro solo di musica abbiamo parlato in questi anni, ma anzi spesso ci sono stati anche tanti altri artisti di altre discipline, non solo a Lampedusa tra l'altro, abbiamo fatto un concerto straordinario a Malta qualche anno fa con Gianni Morandi e Riccardo Cocciante, Fabrizio Frizzi, che tra l'altro ci saluta tutti, alcuni artisti, alcuni appartenenti, alcuni calciatori della Nazionale Cantanti avrebbero voluto partecipare, ma per una serie di motivi. So che per esempio Niccolò Fabi in questo momento mi sembra che sia proprio in Africa, così Morandi impegnato, Marco Re con altri impegni, Paolo Belli disperato di non poter essere qui perché poi c'è stato anche un anno particolare con la sua orchestra, e Raul Bova, tra l'altro non è neanche tanto lontano che sia Malta, però insomma poi alcuni impegni non hanno permesso loro di essere qui con noi. Dicevo che anche con un concerto straordinario fatto da me solamente, ma solo al Parlamento europeo di Bruxelles, con poi una conferenza stampa e un incontro con i media di tutto il mondo, già quando la questione era di una certa rilevanza, ma questa storia dura da 20 anni e incredibilmente ancora la chiamiamo emergenza, e invece oramai credo che si possa parlare solamente di un fenomeno ormai cronico, insomma, e verso il quale ancora dopo 20 anni siamo molto impreparati, con un deficit di politica che è stato qui detto. Io non vorrei continuare ad elencare le cose che comunque già molti sanno, insomma, e anche la polemica che non è mai stata così matura tra le forze politiche, che ne hanno fatto un banco di prova per avere più o meno simpatie elettorali, per scatenare reazioni di un tipo o di un altro. Ecco, qui la politica si è dimostrata veramente un po' bambina nei confronti di una storia verso la quale, dove la storia ci ripresenta il conto, dove la storia si traveste da geografia e noi stiamo praticamente rifacendo di nuovo, cioè subendo probabilmente, e forse in maniera impreparata anche dal punto di vista culturale, quello che nei secoli passati abbiamo fatto, insomma, in alcune altre parti del mondo. Allora, quest'anno, vi dicevo, non ci sarebbe stato OSHA, c'è invece questo Lampedusa Susiti, perché eravamo qua a marzo, veramente le scene sono inenarrabili, credo che nemmeno per quante telecamere ci fossero di tutto il mondo, ma la visione d'insieme è assolutamente drammatica. Due comunità, una quella presente, l'isolana, è ferita probabilmente anche mortalmente, perché sono segni che ancora si portano addosso, ma non solo dal punto di vista della operatività turistica, c'è cioè veramente un segno anche psicologico che è estremamente presente nell'idea, anche nella progettazione del futuro, nei ragazzi di cui l'idea che